Questo è domani Franciolo Piazzano, testa coda a livello di classifica, lo lanciamo sulla carta favorito, che partita si aspetta? Beh, solo sulla carta è un testa coda, ma tutte le partite sono importanti, tutte le partite poi hanno degli eventi diversi, a secondo degli obiettivi, poi molte volte può succedere anche che uno gioca, poi come da testa e perde, insomma, sicuramente è una partita importante per noi, ma anche per loro. Perciò non ci aspettiamo una partita semplice, ci aspettiamo una partita di carattere, una partita dove dobbiamo fare sicuramente punti. Mister, il Lanciano si presenta a questa sfida dopo un sonoro 5-1 ai danni del Fossa Cesia, che ha lasciato da parte loro anche uno strascico di polemiche abbastanza lungo e fastidioso. Che cosa, non so, che idea vi siete fatti? Le polemiche lasciano il tempo che trovano, ma anche noi possiamo dire tanto su tante cose, ma non ci interessa, a noi ci interessa il calcio giocato, il calcio del rettangolo di gioco, poi quello che avviene fuori è un problema degli altri. Sì, ho letto qualcosa, un comunicato, però ci interessa poco, è un problema loro, non è stato sicuramente un problema del Lanciano Calcio o dei tifosi del Lanciano, è un problema che riguarda la loro struttura e il loro campo, non è colpa nostra se non possono avere o mettere dentro 150, 2000 persone per esempio. Adesso ho detto dei numeri così, loro devono mettere a posto la loro, diciamo, struttura, la devono regolarizzare, non solo il campo ma anche la struttura esterna per accogliere le persone. Poi sono costretti ad andare su altri campi, non è stato sicuramente Lanciano a farlo, ma è stato sicuramente per ordine pubblico, ma non perché veniva il Lanciano, ma sarebbe stato così per tutte le altre partite secondo me, perché adesso avranno sicuramente dei problemi. Mister, torniamo al calcio giocato, che è meglio. Domani è la 13ª giornata, come abbiamo detto, ci prepariamo, diciamo, alla fine del giorno d'andata, che lo portiamo fino a Natale fondamentalmente. Ci saranno degli impegni abbastanza importanti per il Lanciano, perché a livello di classifica sempre si parla, perché ci saranno comunque nelle prossime gare sfide con Casal Bordino, con l'Ortone, queste sono quelle a Basso Marino. Pensiamo a domenica dopo domenica, perché è importante questo. No, noi non facciamo calcoli su partite che devono ancora venire, perché poi dopo gli eventi possono sempre cambiare. Pensiamo a quella di domenica, che è il Piazzano, perciò è una partita importante per noi, sicuramente dobbiamo cercare di fare bene per affrontare le altre partite. Vista, ci sarà qualche novità, c'è qualche indisponibile, le loro informazioni convocate? No, è indisponibile il portiere Perri, che da mercoledì che non sta bene. E ha fatto l'ecografia, c'è un piccolo stiramento sulla parte dietro della gamba, perciò solo lui è indisponibile, tutti quanti gli altri tornano a disposizione. Che tipo di soluzione era preparata a questo punto? Adesso la vediamo, ci abbiamo ancora oggi e domani mattina per cercare di mettere al meglio la formazione in campo, perciò domani deciderò.